soprattutto le tue esperienze, come vedevi l'Occidente quando eri ad Hanoi e come lo vedi oggi che sei qui, che già da diverso tempo hai a che fare con giovani. Tipo circa 8-9 anni dopo la guerra, il paese, la gente viveva veramente male. Bisognava importare il cibo, prendeva dagli aiuti dai altri paesi comunisti, tipo come Ungheria, Romania, soprattutto la Russia, l'Unione Europea Sovietica. Alla fine degli anni 80 si iniziava a vivere una vita con più facilità, che si viveva meglio, un po' meglio, se vedete le strade in Vietnam. Cioè il traffico è veramente tremenda, è un caotico che nessuno di voi, vi assicuro, riesce a immaginare. Adesso puoi mantenere una famiglia di 5 persone in capitale. Ci vuole circa 400 euro. Vabbè, faccio... 500 dollari per mantenere bene una famiglia in capitale, di composta da 5 persone. È la capitale. Sì, che è una città, è una delle città, cioè si può dire una delle due città più costose in Vietnam. Ma lo stipendio medio fosse 100 euro, 150, abbonda 200 euro. Quindi, siccome da quando è iniziato questa, diciamo, globalizzazione, ci sono la distanza fra i guadagni tra le persone aumentano veramente enormi. Il benessere cresce, però nello stesso tempo comincia a crescere la forbice. Vedete un po' lo stesso identico tema che abbiamo posto tra i diversi paesi, no? Cresce, si allarga la forbice tra paesi ricchi e paesi poveri, ma nello stesso tempo si allarga la forbice anche all'interno. Adesso il Vietnam è diventato uno dei tre più grandi esportatori del mondo in riso, caffè, e faccio dei capitali che ci sono delle famiglie, che ci sono dei genitori che occupano soltanto del lavoro. Si occupano soltanto del lavoro e pensano semplicemente di dare benessere ai loro figli. E poi la responsabilità, l'educazione, affidano tutto alla scuola. E questa deve occupare la scuola, non i genitori. E credo che sia una cosa sbagliata, perché l'ambiente migliore ai figli per imparare, per studiare, per essere educati è la famiglia. Cioè, è che la famiglia è la prima scuola, è l'ambiente che ha più effetti su come saranno diventati i figli. C'è una lezione che si chiama lezioni morali. In tutte le scuole elementari in Vietnam, nel cortile principale, pure in posto più facile da vedere, c'è sempre un proverbio vietnamita che si scrive: prima si impara come comportarsi, poi dopo si impara l'istruzione. Nella scuola secondaria invece c'è la lezione che si chiama educazione civile, che è lo stesso concetto di lezione morale, solo che si concentra più su come si comporta nella società, come vanno rispettate le regole, come essere un responsabile con propri azioni, propri fatti. Però questo mi permette di dire, ecco, l'altro aspetto che chiude un concetto dal mio punto di vista è il tema della cooperazione internazionale, no? La cooperazione internazionale può essere l'elemento che rientra
nella, vi ricordate quando abbiamo ragionato, l'interculturalità è una direzione di marcia, ecco, questo è uno dei possibili percorsi, è proprio la cooperazione internazionale come luogo di conoscenza, di aiuto, di solidarietà. Grazie, grazie. Adesso vi grazio, quando la cooperazione bilaterale, penso che sia speciale.